mongoli stanno invadendo il nostro paese. Sono brutali. Implacabili. Inarrestabili. Noi siamo 80 samurai contro un esercito. Combattiamo per fermare l'invasione. Oggi muoio per la mia gente. Stanno arrivando a migliaia. Affronteremo la morte e difenderemo il paese. Tradizione, coraggio, onore ci rendono ciò che siamo. Noi siamo i guerrieri di Tsushima. Noi siamo samurai! Lord Adachi, adesso mettili in ginocchio. Hey! Invasori! Mandate il vostro guerriero più abile! Nada, ci di là! Io sono Harunobu Adachi, discendente del leggendario Yoshinobu Adachi. Benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi stiamo qui su Ghost of Tsushima. E avete sentito la storia? Mi sono mutato per la storia. Ma io non so cosa. Ordini, Lord Shimura. Uomini, stariamo il capo dei mongoli! Tutti voi! Dai, andiamo dai mongoloni. Altri cani bastardi, distruggiamoli! Mongoloni. Vado. Allora, bellissimo questo gioco, già mi sta piacendo. Cioè, non ho il mio primo Ghost of Tsushima che abbia mai provato. Peggio è una carneficina. È un gioco creato dalla Sony, quindi da PlayStation.
Andiamo a recuperare, come si fa? Ecco. Via. Ok. E adesso? Siamo rimasti soli. L'unica cosa da fare è trovare il capo dei mongoli ed eliminarlo. Sarò al tuo fianco fino alla fine. Lo so. Che stanno a fa' qua sopra? Ma lo visuale non si potrebbe avvicinare. Lì. No. Il capo dei mongoli. Sono pronto, zio. Ce la faremo insieme. Dai, andiamo a sconfiggere i mongoloidi. Dai, comunque dai, raga. Zio. Oddio, se mi credo. Purtroppo. Ci siamo trasferiti dai mongoli. Io sono Khotun, cugino di Kublai, nipote di Gengis. Codice fiscale. Sai com'è? Fratello, tu sei un guerriero. È evidente. Ti sei preparato per tutta la vita e hai vinto battaglie che uomini mediocri definiscono invincibili. Ma mentre tu affilavi la spada, sai come mi preparavo io? Studiando. Conosco la tua lingua, le tue tradizioni, il tuo credo. So quali villaggi piegare e quali bruciare. Perciò te lo chiedo di nuovo, samurai. Ti arrendi? Arrenditi. Sottomettiti. No. Ah, ok, rinvive. Dai, un bel gioco, dai. Senza che ti muoia. Come sono arrivato qui? Scendiamo. Mongoli. Qualcuno mi ha salvato. Mi ha nascosto qui. Forse hanno la mia spada.
Chiharwo. Adesso. Corri, 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 veloce, 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 veloce. Dai, entra. L'armatura. Qualcuno ha affilato una lama. Un guerriero. Anche se ha messa l'armatura sua. Brutta. Ma meglio di niente. Andiamo a vedere se sta di qua katana. Katana. Se esco da qua mi sgamo. Devo andare a vedere qualche altra parte, vediamo. Si può entrare qua dentro. Ah, un pezzo di terra, non lo so, cacchio. Come? Tirna zamba zambo. Allora, se hanno affilato qualcosa qua, ci dovrebbe essere qualche indizio. Torna dentro. Ora. Come vanno le ferite? Puoi correre? Credo di sì. Vediamo le cose. La mia spada. Non qui. Ci penso io. Ti prego, nasconditi. Non farmi male. Riso! No! Io ho del riso! Ti prego! Prendilo! Zozzo. Tu chi sei? Io sono Yuna. No, vuoi la tua spada? Seguimi. Quanto ho dormito? Troppo. I mongoli hanno occupato metà dell'isola. Aspetta, ecco. Yuna. Andiamo. Di qua. Aspetta. Non possiamo fare nulla per te. Ma posso salvare gli altri. Lord Shimura combatteva al mio fianco. Il Gito. Lascia perdere. Un'altra storia, un altro pezzo di... Aspetta. Lord Shimura è mio zio. Sei Jin Sakai, il nipote del Gito. Devo sapere. Sarà sopravvissuto? Credo di sì. È prigioniero dei mongoli. Dove l'hanno portato? A est, sulla costa. Al castello di Kaneda. Lo terranno al suo interno. Festeggeranno la vittoria. Potrei coglierli di sorpresa. Ti uccideranno. O magari salverò Lord Shimura e rispedirò i mongoli in mare. Può avvertire lo Shogo, chiedere rinforzi. Io non ti ho salvato la vita per vedertela sprecare così. Perché mi hai salvato? Non potevo abbandonarti. Mi serve il tuo aiuto. Lord Shimura può aiutare tutta l'isola. Ed è ciò che rimane della mia famiglia.
C'è me qui. Andiamo. Cicarvo! Qui sotto. Aspa, mi prego. Non si può fare nulla. Presto. Corriamo. Sgombrato la strada. Se l'attraversiamo, ci vedremo di sicuro. Correrò il rischio. Aspetta, quel carro. Ora. Muoviti. Cioè, com'è possibile che non ti vedano se stanno là? Qua su. Sali sui tetti, saccheggi i guerrieri. Sei una ladra. Mi procuro tutto ciò che mi serve. Come la mia katana? L'ho scambiata con cibo e medicina. Che cosa? Tranquillo. Rintracciamo chi l'ha presa e la recuperiamo. La strada è ancora lunga. Prendi più provviste che puoi. È casa d'altri. Non è più di nessuno. Raccogli più provviste che puoi. Se mi lascia. Perdi qua. L'uomo a cui ho dato la spada vive poco più avanti. Thor deve essere qui. Ta-dam. Io sono Jin Sakai, nipote del grande Lord Shimura. E non sono un codardo! Il tuo nemico non ha scampo. Ma devi ancora imparare a controllarti. Mi esercitavo. Con l'arma di tuo padre. La spada del clan Sakai. Ha salvato vite. E posto fine a guerre. Chi è stato? Nessuno. Ti insegnerò a difenderti. Io so combattere. Per padroneggiare la spada, prima devi controllare le tue emozioni. Posso farlo, zio. Dimostralo. Vediamo cosa sai fare. Prova a colpirmi. Sì, zio. Attacca, sono pronto. Prova a colpirmi. Tocca a te attaccarmi, Jin. Ben fatto. Se avessi combattuto così, il nemico non ti avrebbe ferito tanto facilmente. Un combattimento impari. Immagina che il nemico voglia finirti e che sia pronto a usare anche il trucco più infimo. Come ti difenderesti? È grande, ma più lento di me. Manterrei le distanze.
Aspetterei che si stancasse e lo finirei con un colpo solo. Bene. Un samurai combatte sempre con pazienza e disciplina. Anche quando il nemico ricorre all'inganno. Me ne ricorderò, sì. Ora penetra le mie difese. Dimostrami il coraggio di un guerriero come Jin Sakai. Allora, premi per spezzare l'intesa. Facciamo una pausa. Non abbiamo ancora finito. La determinazione ti farà resistere a tutto. Bene. Questa è la tua barra della determinazione. Usala per curare ed eseguire altre. Ok, altre abilità speciali. Ottieni determinazione uccidendo nemici. Parando attacchi o usando altre abilità avanzate. Ok. Ora impariamo a parare. Aspetta che io faccia la prima mossa. E quando colpisco, blocca il mio attacco. Bella parata. Para prima che arrivi il colpo. Aspetta a parare. Oh, capito, capito. Zoom. Capito, raga, capito. Ottima mossa, Jin. Fai progressi. Vuoi riprendere fiato? Ci vuole ben più di un bambino per lasciarmi senza fiato. E ora vediamo come ti difendi contro una lancia. Schiva la lancia e poi passa al contrattacco. Ottimi riflessi. Ricorda, schiva e poi contrattacca. Schivata perfetta. Quando attacco, schiva. Dopo un attacco sono scoperto. Ottima reazione. Non permettere al nemico di riprendere fiato. Vedi? Non c'è arma o guerriero che tu non possa affrontare. Grazie per le lezioni, zio. Non abbiamo ancora finito. Jin Sakai, mi concederesti l'onore di un duello? Non vorrei farti male. Se sei così sicuro di te, fatti sotto. Il primo che mette a segno 5 colpi, sceglie la cena. Spero ti piaccia il polpo. Bel colpo, zio. Sei troppo veloce. Prima di mangiare, ho un'ultima domanda. Per generazioni, le nostre famiglie hanno seguito un codice. Quali sono le virtù che ci guidano? La lealtà al Signore, il controllo delle emozioni e... Lo sai bene. L'onore, per combattere con coraggio e proteggere l'eredità del clan Sakai. Quelle sono le parole di tuo padre. Cosa significa l'onore per te? Credo proteggere le persone. Coloro che non possono difendersi. Hai un cuore buono. Ma no. Ma prima dobbiamo dimostrare che serviamo il nostro Signore con coraggio, integrità e controllo di sé. Lo fai sembrare facile. Non è mai facile, Jin. È una lotta quotidiana per me. Ma dobbiamo fungere da esempio per la nostra gente, rimanendo fedeli al codice.
e anche a noi stessi. Questo è il significato dell'onore. Ah, not her, samurai. Me l'hai voluto. Botta secca. Bene. Hai trovato la spada. Mi serve un cavallo. Nelle stalle qui vicino. Di qua. Dai. Mongoli. Sono in tutta l'isola. Le stalle? Dietro quella fattoria in fiamme. Seguimi. C'è un po' da lottare. Possiamo avvicinarci, tagliargli la gola e ucciderli senza far rumore. Senza onore. Non infrangerò il codice. Avanti, invasore! Non possiamo salvare tutti. Non scappo più. Voglio essere d'aiuto. Accidenti. Ok. Altre guardie. Non ci sfuggirà nessuno. Oh. Ce l'abbiamo fatta. Grazie, signore. Dicevano che i samurai erano tutti morti. Sai dove nasconderti? Dicono che il tempio dorato sia sicuro. Va lì, evita la strada e difendi tuo figlio con la vita. Hai rischiato la vita per loro. Non potevano difendersi. Inoltre, non voglio che la nostra gente muoia. Anche altri hanno bisogno di te. Mio fratello è prigioniero dei mongoli. Ecco perché mi hai salvato. Taka è tutta la mia famiglia. E Lord Shimura la mia. Ti prego, rivoglio solo mio fratello. Ti aiuterò dopo aver salvato mio zio. Promesso. Vengo con te. È vero che le stalle sono più avanti. Comunque, dai. Ci fermiamo qua, vediamo se si può salvare, non lo so. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale e in descrizione troverete tutti i link dei miei social. Detto tutto questo, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale e in descrizione troverete tutti i link dei miei social. Detto tutto questo, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao.